Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul Ciao a canale, il tutti. turno della mia TBR di maggio. In realtà ho avuto ben poco da scegliere, visto che tra la challenge di Spiccicallen e progetti vari, letture da fare in condivisa, insomma, praticamente i libri si sono scelti da soli. E quindi cominciamo. Cominciamo. Se il balletto me li passa. Allora, Bene. questo libro lo sto... No, non lo sto leggendo, l'ho scelto per l'iniziativa di Mel. 14 donne per 14 Nobel. Siccome dovrò parlarne a giugno, ho detto vabbè, mi sarà il caso forse di leggerlo. E quindi Doris Lessing, Le nonne, edito da Feltrinelli per 7,50 euro. Io non l'ho Lessing. Scusate la battuta, ci Le sta. nonne sono morte dopo questa. Peraltro ci sono ancora tracce di vernice per quando mio padre mi aveva pitturato la camera. Ma questo la dice lunga. Questa la dice molto lunga. Ma in che anno l'ha pitturata? No, vabbè, era tipo l'anno scorso, 2 anni fa, non lo so più. Forse 2 anni fa. Poi, Lisario o il piacere infinito delle donne di Antonella Cilento, editto dalla Mondadori per 17,50 euro. Questo qui dovevo, cioè, dovrei leggerlo in teoria contemporaneamente con Fucsia 89. Dimmi che non mi abbandoni. È una ragazza che ci segue. Tanto per dirvi da quanti secoli questo libro l'ho già sulle mie mensole, l'avevo comprato a Firenze, se non sbaglio, per il 17° compleanno di mio fratello. Mio fratello ad agosto fa 20 anni. Questo già dice tutto. Beh, sono 3 anni, mica Hai detto tanto. Io niente. sto leggendo, uno l'ho letto 7 anni dopo. Caro mio. L'ultimo libro me l'ha regalato lui, lo leggerò per la challenge di Svalentina. Di Svalentina, certo. Scusa, ma io ogni volta devo Valentina storpiare Ebo. quello di Spiccicallen. Ah, ecco, non perché Valentina Ce ne ne sono conosce tante, 25, quindi dai. esatto, quindi ogni tanto dobbiamo un attimo fare il punto della situazione per identificare la Valentina corretta. Comunque, il ritmatista di Brandon Sanderson, visto che chiedeva un libro che leggeremmo in un prato o sotto un albero, e questo credo che sia uno di quei libri che io leggerei in quella determinata situazione. Ammesso che Questo ci sia edito. sole, perché se piove il libro Sì. si rovina. Edito dalla Fanucci per 14,90 euro. Me l'aveva regalato lui, cos'era, febbraio? No, gennaio? No, forse direttamente l'anno scorso, boh, non lo so più. Lo scorso E anno, mi sì, sa. forse l'anno scorso. E avevo tutta quella foga di leggerlo, poi alla fine c'è sempre passato qualcosa davanti. E quindi adesso lui e basta. E niente, quindi questi sono i miei 3 libri che leggerò sicuramente a maggio, me lo mi auguro. E no, beh, non è che ho molta scelta, li leggo, li leggo. E noi ci vediamo alla prossima con il mio ciuffino da Misty. Ciao! Ciao!